Ciao a tutti, oggi vi presento un coltello di Moing. È un coltello piemontese a frizione, costruito da questo artigiano francese. La lama è forgiata 5200, tempra differenziata. Spero si veda perché il coltello è già stato usato e non vorrei che non si veda più molto bene. Comunque qui c'è più o meno la linea della tempra differenziata, qui si nota di più, vediamo se riesco. Qui, eccolo qua si vede un po' meglio. Il coltello è già stato usato, il filo lo tiene molto bene. Si riaffila molto facilmente anche perché è molto sottile, è molato concavo. C'è sulla lama c'è una piccola lavorazione a lima. Questo l'aletta di apertura sulla quale si fa pressione per aprire il coltello, anche essa viene lavorata in questa maniera, diciamo a serpente, e automaticamente va a sbattere sul manico e quindi a fermarsi. Naturalmente un piemontese, quindi a frizione va sempre, è consigliabile usarlo con il pollice o l'indice su questa aletta di apertura per evitare una chiusura accidentale del coltello. La forma è molto bella. Il coltello ha un manico in bosso, usa un pivot con una chiave esagonale che viene data in dotazione, viene mandata in dotazione in una bustina, il coltello è molto bello, ha una forma molto, molto, molto semplice, diciamo, può essere usato tranquillamente. Al ristorante si fa una bella figura, e si ha anche delle belle soddisfazioni perché comunque taglia veramente molto bene. Ha proprio un tagliente soddisfacente, la perdita di filo è veramente esigua e comunque si ravviva in un attimo. Il coltello in realtà fino ad adesso è stato soltanto ravvivato, ma perché non c'è stata la necessità di una vera e propria affilatura. Purtroppo la macchina non mi permette di far vedere il filo nelle sue reali condizioni, però devo ammettere che è stato trattato bene. Qui c'è il logo del costruttore, usa delle rondelle in teflon, e naturalmente questo acciaio, essendo un acciaio al carbonio, tende a fare un po' di ossido, un po' di nero, infatti qui si è annerito tutto. Inizialmente il coltello era di questo colore, ad oggi piano piano usando si è scurito tutto e è diventato così, che sinceramente a me piace di più. Il bosso non è male, però non ha particolari venature, non è particolarmente entusiasmante. Certo, un coltello da lavoro, questo io l'ho scelto perché era semplice e mi serviva da provare al lavoro e da usare al lavoro, quindi
non avevo la necessità di particolari manici fatti in certe maniere o di certi materiali. L'importante è che ci fosse un manico, una lama e risolvevo i miei problemi. L'impugnatura è molto bella, molto molto comoda, liscia certo, sì, bisogna starci un po' attenti, però è molto bella. Moin Coteau, dalla Francia, forgiato, grazie e ciao.